Signori, ci mancava il tie-in dell'anno. C'è roba molto peggiore, però qua fanno sempre queste trasposizioni che sono davvero terrificanti, soltanto perché magari eventualmente ci sono i fan della saga, ora di questa serie TV non ne so nulla, non mi infogno in quelle cose, sarebbe ulteriormente deleterio. Però eventualmente, parlo ai fan della saga, possono trovare interessante il gioco. Possono, eh? Per tutti gli altri invece statevene alla larga. Allora, vediamo un pochino questo mondo, la storia la sapete, non la sapete, non stiamo qua a perdere tempo. Vediamo i contenuti. È un gioco di strategia a turni, quindi con omini tipo, non so, non mi viene in mente... Niente, mi manda male, ok? Allora, ci sono delle persone che possono crepare, ovviamente. Non è morto ancora nessuno perché non l'ho fatti morire, anche perché ho fatto una missione sola, quindi meno male, voglio dire. Possono ferirsi, li mandiamo in laboratorio per creare delle cose nuove, dei giubbotti, antiproiettili, quant'altro. Devono raccogliere dei materiali quali metallo, stoffe, eh? Con la sala operativa andiamo a fare le missioni del plotone, quindi il team oppure il singolo che va a recuperare appunto i materiali che servono poi per la creazione di oggetti come giubbotti, queste cose qua. L'armeria, possiamo reclutare le unità come in questo caso. Adesso non perdo tempo a migliorare le unità, ok. Vogliamo vedere una missione? Giusto solo per vedere un po' come funge la situa. Allora, del plotone abbiamo questa zona qui. Vediamo il plotone a nostra disposizione. Abbiamo questi due tizi. Ah, ok. Ah, due slot ancora da sbloccare. Ci sarà qualche tipo di potenziamento nella storia. Boh, vai. Ok. Allora, questo è il team a nostra disposizione. Abbiamo dei comandi ovviamente di base come movimenti, difesa, robe abbastanza classiche, no? Senza troppi problemi. Il mondo è infestato da queste creature meccanizzate, alieni, robotici che hanno invaso la Terra. Ora, ripeto, non ho visto niente di questa saga. Anzi... Cos'è quello? Ma... è un cattivone? Mi sembrava di... Ok. Allora, ti metti qua. Prende copertura. Ragazzi. Muoviamoci. Perché ho giocato la prima missione in cui c'erano questi cattivoni, no? Here I come. La cosa che fanno i cattivoni è che non... Ragionano razionalmente, diciamo, come difenditi qua. Ok. Ragionano razionalmente, quindi ti vengono addosso anche se ti metti sotto copertura. Loro si avvicinano e ti attaccano corpo a corpo. Probabilmente sono holy shit! Allora, attacca sta schifosa. Vediamo un pochino. 65%. Dacci una zaffata. Dacci. Make the next one count. Niente. Just like that. Ok, un po' di danno. Ce l'ha fatta. Allora, attacca. Un bel colpo. Probabilmente sono degli umani infetti oppure in corso di trasformazione. Ripeto ancora, non ne so nulla, quindi mi faccio delle domande inutili. Allora, ti muovi, spero che non ci sia nessuno lì, ti difendi. Vediamo chi c'è qua, ti metti Let's qua go. Dietro. Ok, mantieni la posizione. Mm,
Vediamo se può raggiungere una posizione più vantaggiosa. Vediamo l'attacco come è messo, 55%, vediamo. No. Per annullare? Ok. Here I go. Vediamo dietro l'albero se può essere positivo. Può utilizzare ancora un movimento. Invece difendi. Vediamo, spostati in avanti. Ok, tu mettiti di qua. È classificata come alieno. Ah, è vero, che ti vengono vicino così. Ci dovrebbe essere un qualche tipo di funzione di contrattacco. 45% solo. Attacca sto schifo. Mica, ma ce l'hai a 2 metri. Non... Not good enough. Ma dai, come colpo mancato? Difendi, difendi. Ma fate fuori sto schifo, per cortesia. Ok, difendi. Non so i cattivoni da dove possano arrivare. Nessun alieno. Ah, praticamente andiamo verso quella direzione. Allora, avanziamo. Avanziamo di brutto. Ah, ci sono i ragnetti robotizzati. Vediamo se... No. Vediamo se possiamo fare un attacco. Niente. Hanno una mira, bisogna potenziare questa gente perché... Vediamo, spostati. Tanto ci aggrinzano. Vabbè. Ok. Ovviamente cominciano a sanguinare con fiotti rabbiosi. Attaccano plurime volte anche. Adesso, per cortesia, fate fuori ste schifezze. Poi, avanziamo. Veloci, ragazzi, veloci. Che stiamo già perdendo abbastanza tempo. Qua non c'è nessuna copertura, ma non vedo un cavolo di nessuno. Io avanzo brutalmente. Così, mi disprezzo il pericolo. Delle mega creature ragnose e antropomorfe. Avanti. E avanti. Roger that. Eccolo qua. Adesso verrà con il corpo a corpo, ovviamente vigliaccamente, anche perché cioè è davvero è bella che è morta. Benissimo. Hanno proprio un sistema di combattimento che è deplorevole, però vabbè. 71%, fai fuori sto schifo. Just like that. Dacci 2 colpi. Keep it up. Bravissimo. Vendica subito i tuoi compagni di avventura. Vediamo se... I can do this. No, attacca, attacca sto schifo. Attacca, attacca, attacca. Take it and like it. Ancora, ancora. Just doing my job. Abbiamo altri alieni?
No. Recuperiamo questi benedetti medicinali. Vai. Got it. Non sono cattivi questi, né? Non ci sono più alieni. Dai, andiamo. Ah, ma questa è ferita? La ferita è proprio cimita. On my way. Eccomi qua. Avanzate? Going. Heard. Ah, stava morendo, non ho potuto fare da... Vabbè, ne reclutiamo un altro. Come merce. Allora, prendi sti medicinali. Mantieni la posizione. Tu prendi sti cosi. Ok, missione completata. Grande. Survivors we rescued from the convoy are all settled in. Sembra di giocare un gioco della PS2, però oltre a quello direi che comunque al di là del contesto grafico non è un gioco estremamente entusiasmante, no? Non è che mi lascia questa voglia, questa voracità di continuità, di andare avanti, di vedere cosa c'è oltre. Potrebbe essere di interesse, come ho detto all'inizio, per i fan della saga. Per gli altri eventualmente cercate qualcos'altro su questo stile. Ci sono cose, per esempio Frozen Synapse, che è molto molto più semplice, che sono delle forme geometriche. Ed è molto più divertente, molto più vario, molto più bello. Quindi, oltre a questo, non so che dirvi. Saluti.